Che differenza c'è tra questo corso di posturologia osteopatica e il nostro massaggio posturale che facciamo nei nostri percorsi olistici? Allora, io amo il corso di massaggio posturale e lo trovo uno dei corsi più interessanti in assoluto che ci sia, quindi è un corso in parte sovrapponibile al corso di posturologia osteopatica, perché anche nel corso posturologia osteopatica si impara a individuare quali sono i muscoli ipertonici. E il corso consente quindi di lavorare con delle tecniche specifiche sui muscoli che si trovano in uno stato di accorciamento. La differenza, se vogliamo, con il corso posturologia osteopatica consiste nel fatto che noi cerchiamo anche i muscoli ipotonici, abbiamo delle tecniche con cui interveniamo sui muscoli ipotonici e poi abbiamo lo studio della colonna vertebrale e siccome quando per esempio io ho un trapezio superiore contratto a sinistra e un gran dorsale contratto a destra, è facile che la zona dorsale media si trovi in uno stato di rigidità e quindi andremo a applicare delle tecniche di mobilizzazione in maniera specifica su questo segmento della colonna vertebrale, ecco. Inseriamo un pochino di terapia craniosacrale per completare la valutazione dei muscoli ipertonici a livello del collo e del cranio. È importante conoscere anche queste contratture a livello proprio del cranio, dei muscoli facciali, perché questo sarà poi determinante nel corso a seguire quando studieremo le emozioni, l'espressione facciale abbinata all'emozione, come questo va a determinare un effetto generale sulla postura e come anche intervenire su questi muscoli insieme magari ad altre tecniche ancora. Quindi queste sono un po' le differenze sostanziali rispetto al corso massaggio posturale, che chiaramente è un corso che consente di imparare delle tecniche specifiche per la correzione dei muscoli che si trovano in uno stato di accorciamento, mentre con il corso posturologia osteopatica andiamo a lavorare anche su altre strutture. Quindi, se vogliamo, lo andiamo a completare un pochino il corso di massaggio posturale. Bene, mi sembra una spiegazione chiarissima.